Da oggi la crostata la farete solo così. Che bontà, ragazzi, rimanete fino alla fine. In una ciotola aggiungo 250 g di farina, io qui sto usando quella di grano saraceno. Poi aggiungo 70 g di zucchero. Ora aggiungo 4 g di lievito in polvere per dolci. Do una mescolata. Ora aggiungo anche 80 g di olio di semi di girasole e 120 g di latte di soia. Mescolo bene il tutto. Ora spolvero il tavolo con della farina e sposto l'impasto sul tavolo perché adesso lo impastiamo a mano. Dobbiamo ottenere un panetto omogeneo. Ora metto il panetto su un foglio di carta da forno e comincio a stenderlo con il mattarello. Ora prendo uno stampo da 20 cm di diametro, il mio ha la base rimovibile, ma se non ce l'avete uguale, non importa, potete usare un qualsiasi stampo che avete in casa. Quindi adesso sposto l'impasto all'interno e cerco di farlo aderire perfettamente allo stampo. Ora taglio via l'impasto in eccesso. Ora metto la base da parte e separatamente in una ciotola aggiungo 50 g di zucchero. Ora aggiungo 100 g di farina di mandorle e ora aggiungo 90 g di margarina vegetale a temperatura ambiente che potete fare anche in casa con la nostra ricetta. E ora mescoliamo bene il tutto con le fruste elettriche. Ci siamo, a questo punto aggiungo due uova. E ora continuo a mescolare. Aggiungo anche 30 g di farina di grano saraceno. Ci siamo, il nostro ripieno è pronto e adesso lo versiamo direttamente nella nostra base. Ora metto il composto da parte e prendo una mela, la sbuccio. Ora taglio la mela a metà, poi di nuovo a metà, torsolo e ora la taglio a fettine sottili. E ora decoro la nostra crostata con le fettine di mele. Guardate che bella, ragazzi. Ora sopra spolvero dello zucchero. E ora siamo pronti per infornare nel forno statico preriscaldato a 175 gradi per 30-40 minuti. Allora, ci siamo, la nostra crostata è pronta, ma prima di andarla a vedere lasciate un mi piace al nostro video, mi raccomando condividetelo anche con i vostri amici, supportateci come solo voi sapete fare e noi saremo qui ogni giorno a condividere tutte queste bontà con voi. 3, 2, 1. Eccola Wow, che qui! bella! Allora, per finire prendiamo del miele e con un pennello andiamo a distribuirlo sulle mele. Ci siamo, tagliamo una bella fetta. Andiamo a vedere. Wow! Che bella, ragazzi, guardate qua. Guarda che bel ripieno. Vado. È fenomenale. Buona Diana. Devono farla. Wow, dovete farla, se no mi offendo.